Qual è il senso di questa giornata? Qual è il messaggio che parla per viaggio? Il messaggio è un messaggio di pace, soprattutto in questo momento così complesso dal punto di vista proprio delle dinamiche interne al Mediterraneo, e quindi un messaggio di pace, un messaggio di è una festa delle diversità, così ci è piaciuto raccontarla e ci teniamo che questo funzioni, perché vogliamo raccontare che esiste un'altra parte che non ha paura dell'altro, anzi lo considera una opportunità. E a chi vi attacca come movimento, diciamo, ai politici, ai fatti vecchi, condividi anche sui social, qual è il vostro, diciamo, la vostra risposta? Io ho scritto due lettere, praticamente ho iniziato una corrispondenza, quindi c'è un carteggio in corso, e quindi il mio modo di rispondere è argomentare, davanti ad uno slogan non puoi che argomentare, provare attraverso l'argomentazione a tirare fuori dei concetti, perché lo slogan è facile, non... è una parola, è qualcosa che ha a che fare con gli scudi, non consente il confronto, non consente il dibattito, non consente la difesa. Non è una festa dei buonisti questa, questa è consapevolezza di voler stare dalla parte di chi non è razzista, non è xenofobo e non ha paura. Salvini in Calabria venerdì, come si sente questo arrivo? Non sono mai felice quando giunge la Lega in Calabria, perché non ho dimenticato che cos'era la Calabria per la Lega, che cos'era il sud dell'Italia per la Lega, non l'ho dimenticato, e quindi visto che non ho problemi di memoria non sono mai felice quando vedo questo genere di, quando so di questo genere di visita. Puoi dare un po' di forza ai calabresi che sono un po' disillusi? La forza ai calabresi, secondo me è questo che sta facendo il Movimento delle Sardine, ma lo sta facendo in Italia, sta in qualche modo facendo riscoprire il desiderio di partecipare, che poi è fondamentale per la democrazia. Quindi il popolo sovrano che va nelle piazze senza urlare, senza lasciarsi andare a cose che hanno a che fare con retaggi e con nostalgie di regime, ma semplicemente per stare insieme, per stringerci forte davanti ad un ideale, intorno ad un ideale, portando avanti sempre i valori della nostra Costituzione. Qual è stato il motivo per fatto scaturire, per creare, diciamo, in un certo senso questo movimento? Non l'ho creato io, questo movimento nasce da un'idea di quattro persone a cui sono profondamente legata e che hanno avuto questa voglia, no? E da lì però è successo qualcosa di altro, perché questa cosa si è diffusa in tutto il paese. E io sono in contatto con tantissime persone da tutta Italia ed è una situazione bellissima, perché tu puoi incontrare attraverso, ecco, finalmente questi strumenti servono a mettere in contatto facilmente le persone e a farlo per cose che hanno a che fare con il propositivo, il bello, l'emozionante. Grazie. Viva il lupo. Salvini, tocca a te concludere questa straordinaria giornata di impegno. Io mi scuso se rimango seduta, ma mi tremano le gambe. Io non so, no, non sono serenissima. Sono molto emozionata. Io sono ho deciso di leggere qui per voi stasera una poesia, che è una poesia di Mariangela Gualtieri, ma è una poesia aperta che quindi consente di poter aggiungere delle cose. Ci sono delle cose anche mie qui dentro e voi penso che le riconoscerete tutte. E questo perché la rivolta dei balconi è nata da una poesia. La poesia è sempre stata per me una medicina. Io rivendico l'utilizzo della poesia come strumento di lotta e quindi voglio raccontarvi questa poesia. In questa ora della sera, da questo punto del mondo, ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti per la diversità delle creature che popolano questo universo singolare. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane ed il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede. Ringraziare desidero per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per le parole che in un crepuscolo furono dette da una croce all'altra, per quel sogno dell'Islam che abbracciò mille notti e una notte, per i fiumi segreti e immemorabili che convergono dentro di noi. Ringraziare desidero per il linguaggio che può stimolare la sapienza, per il mattino che procura l'illusione di un inizio, per la notte e le sue tenebre e la sua astronomia. Per la patria sentita nei gelsomini, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico. Ringraziare desidero perché sono tornate le lucciole e per noi, per quando siamo ardenti e leggeri, per quando siamo allegri e grati.
Ringraziare Desidero per la bellezza delle parole, per la lettura, la scrittura, che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo, per i bambini, che sono le nostre divinità domestiche, per l'anima, che se scende dal suo gradino, la terra, muore, per il fatto di avere delle sorelle, per gli occhi chiari di mia figlia. Ringraziare Desidero per tutti quelli che sono piccoli, liberi e limpidi, per le facce del mondo che sono varie e per quando di notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati. Ringraziare Desidero per l'ozio e la sua attesa di niente, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha pensato in noi, per Antonio Gramsci che ci ha insegnato quanto è importante parteggiare, per tutte le biblioteche del mondo, per l'amore che ci rende impavidi, per la contentezza, per l'entusiasmo, per l'ebbrezza, per i nostri morti che fanno della morte un luogo abitato, per l'antica arte del teatro quando ancora raduna i vivi e li nutre, per i figli col futuro negli occhi, perché su questa terra esiste la musica, per la mano destra, la mano sinistra e il loro intimo accordo, per i gatti e i cani, esseri fraterni, carichi di mistero, per il silenzio che è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Ringraziare Desidero chi nel mondo si batte contro le nuove schiavitù imposte dall'idolatria del profitto, per Sofocle che ci ha raccontato Antigone, per la parola compagno che significa condividere il pane. Ringraziare Desidero per questo giorno a Riace, per essere nata al sud, per essere nata in Calabria, in questo tempo, per la nostra presenza qui oggi, per il coraggio di fin qui è giunto attraversando i deserti ed il mare. Ringraziare Desidero perché ha fomentato paura e odio, perché ha fatto crescere la forza del coraggio. Ringraziare Desidero per coloro i quali ripudiano le guerre e rispettano le leggi del mare. Per le donne e gli uomini che sanno cos'è amare, per le sorelle curde, per le sorelle cilene che ci hanno insegnato cos'è resistenza oggi. Io ringraziare Desidero per il 25 aprile del 1945. Ringraziare Desidero per Whitman, per Borges, per Francesco d'Assisi, che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e si confonde con la somma delle creature e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo le donne e gli uomini. Ringraziare Desidero per i minuti che precedono il sonno, per i doni infiniti che non enumero, per la gran potenza d'antico amor, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi. Allora adesso chiudiamo, allora ci sono Chiara Troiano e Pippo, Pippo Quattrone, Alessandro Quattrone. Siamo tutti in mio locale. Allora, mattina mi sono svegliato, oh bella, ciao bella, ciao bella. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Forza, oh partigiano, portami via, oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao 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 partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna, oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. E se